nato un po' un sogno forse di entrambi, quello di aprire questa attività, questo negozio di bici, che è praticamente la passione che a entrambi è quello della bici, quindi diciamo così cerchiamo di unire lavoro e passione. Abbiamo cercato di creare proprio un negozio completo, perché comunque in questo momento il cliente è esigente, la bici è cambiata, il mondo della bici è evoluto tantissimo nell'ultimo decennio, quindi diciamo così noi abbiamo cercato di seguire quello che il mercato chiedeva. Il cliente è molto preparato e quindi di conseguenza è molto esigente, quindi tu devi essere preparato a poter dare risposte molto concrete, decise, in modo che il cliente si cavi la soddisfazione, che è quella di poter prendersi, comprarsi una bici che comunque gli dia quelle esigenze che lui chiede, che il mercato propone, che sono ampie adesso, ci sono cose molto nuove, molto tutti gli anni c'è sempre qualche cosa di nuovo da proporre. Siamo ciclisti anche noi, quindi sappiamo esattamente quello che ci possono chiedere. Il cliente chiede sempre di più e quindi di conseguenza io, cliente della banca, mi aspetto forse alla banca preparata, sempre più veloce nelle esigenze che io posso avere, nel senso ho bisogno di liquidità veloce, bene, ok, quanto ci vuole? Non una settimana, 10 giorni, ma anche un giorno, 2 giorni. È come io dico sempre con i miei meccanici, che il fatto della velocità di consegnare una bici nelle 24 ore è importante e io di conseguenza ricevere necessità di dare una mano, un aiuto da parte della banca, se ho necessità di fare degli acquisti importanti in poco tempo, è fondamentale per me. Dal 2008 che abbiamo aperto le attività, presi dal discorso proprio passione inizialmente della bici, poi abbiamo cercato di capire che comunque questa attività da tenere gestita e fare il meglio, perché comunque non è facile. Ok la passione, però la passione deve arrivare fino a un certo punto, il resto bisogna proprio diventare imprenditori mentalmente dentro, perché altrimenti rischi che la passione molte volte ti faccia fare degli errori, perché comunque sì, i numeri alla fine del mese sono numeri per tutti, quindi il più e il meno deve saltare fuori. I momenti iniziali è stato un po' difficoltosi, quindi abbiamo cercato comunque di capire quali erano le soluzioni giuste e le risposte la BCC ce l'ha date. Sono nato in BCC, è stata la mia prima banca, quindi come dicono, il primo amore è sempre il primo amore.